Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi torniamo a parlare di politica, lo faremo riferendoci soprattutto a un'area politica che è quella di centrodestra, la destra che di fatto in Toscana, come dire, ha già conquistato diverse piazze e che tenta il colpaccio ovviamente nei tre capoluoghi, due in particolare diciamo sono quelli probabilmente più contendibili, Firenze e Prato. Stiamo parlando ovviamente delle elezioni del 2024, si voterà anche a Livorno, ma la piazza un pochino più complicata diciamo per il centrodestra, anche se potrebbero esserci delle sorprese. Ma come dire, poi ci sono tutti gli altri comuni, sono più di 180 quelli in Toscana che andranno al voto e quindi una partita decisiva. In contemporanea si voterà per le europee, va da sé che insomma a questo punto si entra nel vivo in questo mese, ma poi soprattutto da gennaio, anche delle candidature. Proprio intorno ai nomi, diciamo così, ruota un pochino forse dei problemi che la destra può avere nel trovare appunto una sintesi su un singolo candidato, soprattutto nelle due piazze che dicevamo, sono le più importanti per la Toscana, ovviamente Firenze e Prato. Ci fa molto piacere avere in studio, per poterlo torchiare ben bene, Francesco Torselli, consigliere regionale Fratelli d'Italia. Grazie per essere grazie con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie per aver ricevuto il nostro invito. Gli faremo diverse domande anche insieme a Claudio Vannacci, giornalista, collega di Notizie di Prato. Ciao, e il direttore di Notizie di Prato. Ciao Claudio. Anche perché Prato, appunto, lo dicevamo, è una delle piazze importanti. Allora, Torselli, la prima domanda che voglio farle è questa. Sarebbe banale dirlo, ma come vi avvicinate a queste elezioni del 2024 in queste piazze e soprattutto poi dopo parleremo anche dei singoli casi, qual è la deadline di tempo per trovare un candidato a questo punto? Allora, perché lei qualche tempo fa disse la Befana, sarà più o meno intorno alla Befana, è ancora così? Allora, secondo me sì, anche se ora c'è la tentazione di spostarla in avanti, stavolta non per colpa nostra, ma perché è divertente vedere quanto litigano dall'altra parte ogni volta che esce un nome come papabile candidato del centrodestra. È bastato che a Firenze uscisse tre volte Schmidt sui giornali per farlo diventare dal direttore degli Uffizi più bravo del mondo al nemico pubblico numero uno. Quindi se alla fine ufficializzassimo troppo presto il candidato faremmo un favore a loro, che smetterebbero di litigare e avrebbero poi l'obiettivo su cui puntare l'artiglieria. No, però a parte le battute, io credo che sia proprio fisiologico, cioè siccome stavolta, e questo alcuni miei colleghi lo vivono come un peccato, invece io la vedo come una grande opportunità e non c'è niente di male a dirlo. Per la prima volta il centrodestra è appetibile anche a soggetti della società civile vera, non i civici che fino al giorno prima facevano i politici, ma i civici veri. Per la prima volta è percepito come uno schieramento che può vincere, che può governare le nostre città, che già lo sta facendo in tante altre, e quindi ci sono veramente più nomi sul tavolo tra cui poter scegliere. Ma credo che fisiologicamente metà gennaio, rientrati dalle vacanze di Natale, ecco, sia il tempo giusto. Prima rischi di perderti tra cene di Natale, auguri, aperitivi, eccetera. Persone che pensano più a riposarsi che non a lavorare. Se poi inizia a entrare in primavera rischi di arrivare lungo e di arrivare tardi. C'è un passaggio, quello diceva Torselli, che non è affatto scontato, Claudio, della società civile. Oggi tra l'altro è proprio la giornata in cui il neo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Bernabò Bocchi, si presenta, diciamo, presenta il proprio mandato, no? Quello è stato un passaggio importante, un uomo riferibile, diciamo, soprattutto nel suo passato, nel curriculum al centrodestra. Oggi guida uno dei portafogli, diciamo così, della città in senso positivo, ovviamente per tutti gli investimenti che porta nel tessuto urbano fiorentino. Non è stato un fatto scontato, indice che probabilmente, come dice Torselli, anche la società civile non vede più l'arrivo degli unni, no, di Attila, quando si parla della destra come possibile vincitrice anche in città come Firenze. No, assolutamente. Tra l'altro però bisogna anche ricordare che ormai il centrodestra sta governando anche da più mandati in tante città toscane, quindi diciamo la Toscana rossa ormai è un mito del passato, certo. Lo possiamo dire tranquillamente, perché le esperienze di Pistoia, le esperienze di Grosseto, di Arezzo, insomma, hanno fatto probabilmente anche percepire all'opinione pubblica che anche nel centrodestra ci può essere una classe di governo, perché è un conto quando dei partiti, dei movimenti fanno opposizione a vita, magari sono bravissimi a fare opposizione, bravissimi a dire no, a scendere in piazza. Ma quando uno deve scegliere il sindaco, che secondo me fra tutte le elezioni è quella dove conta meno l'appartenenza partitica, perché il sindaco è quello
a cui ognuno di noi dà come le chiavi di casa sua. E quindi alla fine, nella scelta finale, anche per la legge che c'è, che dà la possibilità di dare a un primo turno magari un voto più di opinione, certo. Ma poi dopo, quando sei chiamato fra Tizio e Caio, è quella a cui dà le chiavi di casa, quindi in questo caso viene meno. La scelta di Bocca alla guida della fondazione non è che prevede già il futuro, quindi chi è lì ha detto mettiamo uno più vicino al centrodestra che dopo potrà dialogare con il sindaco, però di sicuro vuol dire che questa eventualità, diciamo, è stata messa nel conto e non spaventa. Sì, diciamo è l'effetto fisiologico forse di un mondo che cambia in qualche modo, no? Però, come diceva giustamente Claudio, il nome a questo punto, soprattutto per i sindaci, è molto importante, perché è quello che fa la vera differenza, soprattutto in piazze, come dire, che appunto sono chiamate a scegliere su alcuni problemi. Poi dopo ne parleremo anche di alcune questioni, diciamo, aperte sul tavolo di alcune piazze, anche della regione toscana. Sceglie sui temi, sceglie la persona che gli dà più fiducia. Allora, proviamo a prendere il toro per le corna. Firenze oggi pare l'unico nome sul piatto, insomma, possibile, è quello di Heike Schmidt. Ieri è diventato cittadino italiano, fratello d'Italia, gli ha chiesto qualcuno, ha detto no, preferisco dire figlio d'Italia, però ha parlato così anche dell'ipotesi di una sua candidatura a Firenze. Sentiamo. Di sicuro non prima di aver finito il mio mandato qui agli Uffizi, questo finirà intorno a Natale, e quindi a Natale stesso sicuramente non annuncio alcuna candidatura, devo infatti poi riflettere e anche parlare eventualmente, e quindi sarà quasi sicuramente nel mese di gennaio che mi decido, che potrebbe essere un sì o potrebbe essere un no, infatti, quindi però non lo escludo, ma non lo confermo nemmeno, perché non ho nemmeno abbastanza tempo ora di pensare a questo. Abbiamo agli Uffizi praticamente ogni giorno qualcosa di nuovo, qualche piccola inaugurazione, qualche grande inaugurazione, una presentazione di un libro, una pubblicazione di un catalogo, abbiamo tanti eventi diversi, e quindi per questo motivo mi devo concentrare ora tutto su questo. Sindaco, scusi, anzi, direttore, è un lapsus freudiano questo. Cioè, è stato ripreso da tutte le televisioni. Esatto, molto bene. Va bene, c'è stata chi collega Bernardini, Giorgio, che insomma con un lapsus l'ha chiamato sindaco, forse un lapsus furbo, diciamo così, però senta Torselli, qui è Schmidt che sposta in avanti un po' l'asticella, dice vabbè deciderò a gennaio, sostanzialmente la domanda è questa, è tutto nelle mani sue o c'è ancora una discussione all'interno del partito sul fatto che Schmidt possa o non possa essere il candidato ideale? O per voi è già assicurato e decide solo lui? No, assolutamente no, ovviamente la decisione finale spetta a lui, perché poi alla fine le candidature si sottoscrivono e si firmano e si accettano, non è che qualcuno te le storce con la forza. E la riflessione c'è su più persone, ma sono quelle persone a cui facevo riferimento prima. Mi è piaciuta molto l'analisi di Claudio, perché quando dice oggi c'è la consapevolezza perché abbiamo dimostrato di saper governare, è proprio vero. E 5 anni fa, nonostante fossero sempre 7, mi sembra, o 6 o 7 capiluogo governati già dal centrodestra, c'era invece la consapevolezza che quei sindaci, che gli Alessandro Tomasi, Francesco Persiani, Michele Conti, fossero frutto di una stagione in cui una contingenza particolare, una contingenza strana, il governo Lega 5 Stelle, 5 Stelle che non si schieravano né da una parte né dall'altra, avessero portato questi alieni a governare le città. La consapevolezza che questi non erano alieni, ma erano ottimi amministratori, l'abbiamo quest'anno, perché sono stati tutti riconfermati. Sono stati tutti riconfermati e con risultati migliori rispetto al turno di 5 anni prima. Questo significa che le persone hanno preso consapevolezza, e quindi quando vai a cercare volti da dare, perché poi una campagna elettorale da sindaco, soprattutto in città importanti come capoluogo, come Firenze in primis, non la fai soltanto con l'immagine del candidato sindaco. Il candidato sindaco è sicuramente il frontman, è quello che ci mette la faccia, è quello a cui si consegnano le chiavi di casa, ma il candidato sindaco deve presentare una squadra, deve far vedere che in città tanti mondi ti si sono avvicinati, ti fanno l'occhiolino, si danno disponibili a collaborare con te. Quindi di nomi di persone che si sono avvicinate dicendoci io ci sono,
che poi possa essere il candidato sindaco, possa essere un futuro assessore, possa essere uno che ti dà una mano in campagna elettorale e poi torna a fare il proprio lavoro, ma ce ne sono tanti, quindi la riflessione c'è sicuramente a parte del partito. Poi Schmidt è uscito pubblicamente, ripeto, da quando è uscito di là sono andati nel panico. Secondo me gli stanno facendo un grosso favore a sinistra, a Schmidt. Ecco. Senta, volevo chiederle una cosa, poi dopo veniamo anche a Prato ovviamente con Claudio e lascio la palla a lui. Però sempre su Firenze, perché lei giustamente dice la riflessione nel partito la stiamo facendo, però seguo un po' quello che diceva lei. È vero, sono stati riconfermati tutti i vostri sindaci perché evidentemente il lavoro che hanno fatto ha pagato, è vero anche che 5 anni fa, quando sono stati eletti la prima volta, è successo che in alcune piazze siano stati eletti perché i cittadini erano stanchi di divisioni che ci sono state nella parte politica di centro-sinistra che ha sempre governato. Ecco, non è che oggi rischiate di prendere lo stesso problema, nel senso, lei parla a nome del suo partito ovviamente, ma qui c'è da fare un'alleanza vasta, ampia, di centrodestra che coinvolga la Lega, Forza Italia, i partiti che oggi sono al governo, ed è lì che secondo me possono venire fuori i problemi, non tanto magari su Schmidt, poi vedremo, perché forse la Lega a Firenze ha meno nomi di quello che avete voi o di quelli che hanno Forza Italia, ma in generale nelle piazze bisogna trovare una sintesi, è lì che vengono fuori i problemi. Qual è la linea per trovare, mettersi a un tavolo e decidere? Perché un conto è dirlo a parole, un conto è farlo nella pratica. Poi. La linea è semplicissima, la linea basta guardarsi indietro, non di 100 anni ma di 12 mesi. Se uno pensa all'anno scorso, per degli errori anche di Fratelli d'Italia, per degli errori anche nostri, in alcune piazze ci siamo divisi. In alcune piazze, penso una su tutte a Massa, che era un po' la principale perché era capoluogo e quindi era attenzionata, ci siamo divisi. Cos'è successo? Che dove ci dividiamo il sindaco rivince al secondo turno perché ci riuniamo al ballottaggio, ma abbiamo costretto Persiani a fare il ballottaggio. Dove siamo andati uniti? Pistoia, Alessandro Tomasi ha vinto col 60% al primo turno. Pisa, Michele non ha vinto, Michele Conti non ha vinto al primo turno, mi sembra per 15 voti, 16 voti, sì, cioè una cosa ridicola, altrimenti avrebbe stravinto al primo turno. Dove non siamo andati divisi c'è il turno di ballottaggio. Siccome quando andavamo noi al ballottaggio, le prime volte che andavamo noi al ballottaggio in Toscana, dicevamo, e come poi è stato dimostrato anche a volte, che il ballottaggio è una partita che riparte a 0-0, certo. Non è che ti porti dietro il bagaglio del turno precedente. Andare al ballottaggio è un rischio. Abbiamo visto che se andiamo divisi, bene che vada, vinciamo al ballottaggio. Siccome il bene che vada ti va bene una volta, ma non può essere la regola, credo che tutti i partiti, lo so perché con i coordinatori regionali, in virtù del ruolo istituzionale che ricopro, mi sento con tutti, ovviamente con il nostro, ma il coordinatore regionale Forza Italia, Marco Stella, è seduto certo. Due sedi accanto a me in Consiglio regionale, con Luca Baroncini mi sento spesso perché fa il sindaco di una città che è importante, la Toscana. C'è la volontà di non andare divisi in nessuno dei 180 comuni dove si va al voto. Cioè si parte da un presupposto, il centrodestra va unito in 180 comuni, punto. Poi ci saranno sindaci più amici di Fratelli d'Italia, sindaci più amici di Forza Italia, ci mancherebbe altro. Però il dogma dell'unità stavolta è salvo. E vale anche per Prato, Claudio, dove l'unità va un po' trovata anche sul nome. Sì, su Prato vale, tra l'altro ecco, su Prato fino a 2 settimane fa anche dentro Fratelli d'Italia forse non c'era questa grossa unità. Poi invece il convegno a cui il consigliere Torselli ha anche partecipato, ha preso parte, è stato amore d'accordo, cuoricini che volavano da tutte le parti, probabilmente vuol dire che la guida del partito, io sarei dire nazionale, non solo regionale, è così forte da riuscire anche a imporre di riporre le asce, di andare avanti verso un obiettivo comune. E ora su Prato, diciamo, archiviata la parte all'interno di Fratelli d'Italia, c'è quella di coalizione, bisognerà aspettare il congresso che farà anche Forza Italia, credo il 16 dicembre, quindi anche il sottosegretario La Pietra aveva detto il nome sarà prima di Natale. Lo vedo un po' duro perché penso vorranno far fare almeno il congresso a Forza Italia che è il 16, poi siamo proprio a ridosso. Qualche nome è uscito però? No, qualche nome sono usciti, tra l'altro uno è uscito anche un pochino a sorpresa proprio durante il convegno di sabato scorso, che è quello dell'onorevole Chiara Laporta, che ora non è chiaro se è stata
Lei che ha dato una risposta di maniera, perché quando le è stato chiesto, ma se gli fosse chiesto, se gli fosse chiesto di rinunciare al Parlamento per candidarsi a sindaco, le ha detto: io faccio quello che dice il partito, obbedisco. Quindi non so se era una di maniera oppure se era di voler lanciare intanto un sasso. Se voleva lanciare un sasso, un risultato è stato ottenuto, perché il segretario della Lega, nonché capogruppo in consiglio comunale, nonché candidato contro Biffoni alle ultime elezioni, Daniele Spada, ha detto che ne dobbiamo parlare, ma anzi volevo citare proprio le parole esatte se le ritrovo, ha definito quella della La Porta, dov'è? Ecco, una autorevole, valida e fresca alternativa, quindi aprendo un po' la porta. Dall'altra parte però, ora magari Torselli, certo, poi gli diciamo a lui. Mi smentirai tutto, rischia però di riaprire, rincrinare un po' quell'armonia ritrovata all'interno di Fratelli d'Italia, perché Torselli, insomma, il nome che girava era quello dell'ex assessore, ex coordinatore provinciale Gianni Cenni, che è da tanto che è lì che aleggia. Insomma, un'eventuale candidatura di Chiara La Porta, naturalmente. Sarebbe alternativa, ovviamente, chiaramente. Torselli? Allora, io credo, conoscendo Chiara, ha detto esattamente la verità. Chiara, mi viene difficile anche parlarne, perché alla fine per me è una sorellina minore, cioè l'ho vista crescere nel movimento giovanili e arriviamo dalla stessa storia, e se la conosco, la risposta di Chiara è una risposta di maniera ma reale, cioè io sono a disposizione del partito, perché una che lo è sempre stata, è una che ha fatto l'organizzatrice dietro le quinte di tutti gli eventi che avete visto in Toscana negli ultimi, perlomeno negli ultimi 5 anni di Fratelli d'Italia a livello regionale, è una che è stata premiata giustamente con una candidatura in Parlamento. Se io sono sicuro che se a Chiara venisse chiesto se deve dimettere dal Parlamento per andare a fare nemmeno il sindaco, l'assessore a Prato, lo farebbe dopo un minuto, perché è nel suo modo di essere donna di partito al 100%. Credo che sia un'ottima, qualora dovesse diventarla, un'ottima candidatura. Mi fa piacere pensare, però questo un po' accredita anche il discorso che facevo prima, di tante persone che si avvicinano, ma anche di un centrodestra che è in grado di mettere sul tavolo una classe dirigente reale. E la storiellina che noi non abbiamo classe dirigente, che in Toscana la classe dirigente è soltanto quella della sinistra, va sfatata. Su Prato i nomi che sono usciti, due li ha citati Claudio, sono l'onorevole La Porta e Gianni Cenni, ci aggiungo anche il sottosegretario Silli, che è uscito sui giornali, con me non ha mai parlato ma sui giornali l'ho letto. Stiamo parlando di un sottosegretario del governo, di un parlamentare, il primo parlamentare che esprime la destra a Prato, non so da quanti anni, forse da quando esiste la destra, e di un uomo che ha fatto il segretario di partito, ha fatto l'assessore, e oggi è stato fino a ieri il vice segretario del partito. Il partito era commissariato, quindi il vice segretario è di fatto quello che gestisce il partito. Sono sicuramente i nomi più pesanti che avremmo potuto mettere sul tavolo, quindi la classe dirigente c'è. Come io in questo aggiungiamo però, per par condicio, anche Rita Pieri, Forza Italia, ex assessore, almeno così si copre tutto. Mi ero dimenticato di Rita Pieri. Già l'altra volta poteva essere una valida alternativa poi a Daniele Spada, quindi è stata sul tavolo fino all'ultimo giorno anche lei. Sì, oggi forse è la Lega quella che ha un pochino più problemi, diciamo, perché in questi 5 anni si è un po'... La Lega si paga il non avere un partito consolidato, mentre insomma, anche se Forza Italia non è presente nemmeno un consiglio comunale, ma il partito è rimasto, e poi tra l'altro ha espresso anche un deputato, l'onorevole Mazzetti. Fratelli d'Italia è il partito ora a Prato probabilmente con più tesserati, ha superato, se la stanno giocando con il PD su 1600, io credo Fratelli d'Italia 1800 è stato detto, mi pare, se non sbaglio, proprio al congresso il PD era 1750, insomma, diciamo, è un testa a testa, quindi sicuramente non si può dire che non è un partito consolidato. Rimango un attimo libero, perché tra i nomi che ha fatto, insomma, Silli e Rita Pieri sono dei nomi
nomi che non appartengono a Fratelli Italia. Se Fratelli Italia ha la Golden Share e Prato è una piazza oggettivamente contendibile, forse la più contendibile tra quelle importanti, diciamo, sicuramente tra Firenze, Prato e Livorno, per il centrodestra è ipotizzabile che sia Fratelli Italia oggi a esprimere un nome, che possa essere Chiara Laporte, possa essere Gianni Cenni, ma sarete voi a farlo e entro quando? Perché lì davvero è una partita che potete giocare fino in fondo, ma dove i tempi contano, no? In qualche modo. Forse più semplice di Firenze in teoria sulla carta da poter, per poter decidere, per potersela giocare con un po' di preavviso, insomma. Allora, più semplice sulla carta, perché io che a Firenze ci vivo e ci faccio politica principalmente, ma a Prato ci lavoro e ci sono spessissimo, vi posso garantire che il consenso tra le persone di Matteo Biffoni non è un consenso marginale. Ma non ci sarà lui, però non ci sarà. Lo so, però avrà seminato qualcosa in questi 10 anni, quindi la partita non è che sulla carta non ci sarà nemmeno Nardella, però secondo me nella popolazione ha più consenso Biffoni che Nardella, quindi io non la sottovaluterei la partita di Prato. E lo sceglierà Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia toccherà sicuramente il compito di mettere l'ultima parola, come legittimamente 5 anni fa faceva la Lega, e io ero segretario regionale Fratelli d'Italia, quindi lo so bene come funzionavano quelle scelte. Massima armonia, massima cordialità tra noi, perché poi ci trovavamo anche d'accordo molto spesso, però l'ultima parola giustamente spetta al partito maggioritario della coalizione, quindi spetta a noi. Spettare l'ultima parola non significa che devi scegliere per forza uno col bollino di Fratelli d'Italia a tutti i costi. Se io penso che se tu riconosci che l'elemento vincente è un civico, sta nella scuderia di un altro dei partiti, devi avere anche, essere partito guida significa anche questo, deve avere la consapevolezza di dire vinciamo più con lui che con il mio di scuderia e sceglierlo serenamente. Dovreste provare a convincere Giorgio Silli, non è semplice, mi sembra, ad oggi. Ha una delega importante nel governo, fa il sottosegretario con una delega molto bella, perché è sottosegretario agli esteri con mi sembra, particolare attenzione alla zona centro e sudamericana, sì. Quindi insomma una delega molto bella. Tra l'altro poi anche l'unico esponente pratese e uno dei pochi toscani, quindi lì forse di toglierlo, esatto, bisogna ragionare anche se è più utile averlo al governo che non. Però ecco, sicuramente un nome che a Prato non ha bisogno di presentazioni. Se ci fosse la candidatura Silli sul tavolo, non è che Fratelli d'Italia deve per forza dire no perché arriva dal partito più piccolino della coalizione, cioè devo mettere per forza il mio. Chiaro. Senta, ci andrete alla convention di Salvini, sovranisti, insomma, ci sono un po' tutti da tutta Europa, ci sarete anche voi? Non ci saremo perché siamo parte di un'altra famiglia a livello europeo. Fratelli d'Italia sta ormai stabilmente all'interno dell'ECR, del Partito Conservatore Europeo, ci sta talmente all'interno che il presidente europeo del Partito Conservatore, Giorgia Meloni. Quindi la nostra collocazione naturale, la nostra famiglia naturale è quella, quindi la convention è di un altro partito e di un'altra famiglia europea, è in bocca al lupo a loro. Solo questo, non è un po' strano che i tre partiti che oggi governano insieme, appunto il governo, lo Stato italiano, siano in tre gruppi diversi in Europa? Allora, diciamo che è una configurazione a cui non siamo mai stati abituati. Perché, no Dio, poi invece sì, perché quando c'era Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega con Berlusconi, già allora stavano in gruppi differenti. Ma è la differenza tra avere un governo di un partito con magari delle piccole appendici in coalizione, ma fondamentalmente un governo, penso, no, governo della Regione Toscana, il governo della Regione Toscana su 24 consiglieri di maggioranza, 22 sono del Partito Democratico e poi ci sono i due di Italia Viva. Se già dovessimo vincere noi tra 2 anni, cosa mi auguro, la composizione della maggioranza sarebbe molto più eterogenea. Quindi quando governa una coalizione e non un partito unico, significa che all'interno ci sono anime differenti. In Europa, dove le famiglie europee sono molto più importanti che non i gruppi politici in Italia, perché appartenere a una famiglia europea significa proprio avere una linea politica, quasi far parte di un altro partito oltre al tuo, è ovvio che queste differenze vengono
amplificati. Fratelli d'Italia ha scelto di stare nella famiglia dei conservatori, lo ha scelto tra l'altro in un periodo in cui si temeva che per il CR non ci fosse nemmeno un futuro in Europa, non ci fosse più un futuro. Fratelli d'Italia ci ha creduto, Giorgia Meloni lo ha rilanciato, oggi è un partito che ambisce a far parte, e lo dice chiaramente, della prossima maggioranza europea, di scalzare il PSOE dai seggi di maggioranza e creare una nuova maggioranza in Europa. È normale che poi i tre partiti, che già in Italia hanno sensibilità e visioni differenti, quando poi vanno in Europa siedano su scranni diversi. Senti, siamo quasi in chiusura, Claudio, però siccome citava il 2025, orizzonte altrettanto importante, che noi stiamo parlando del prossimo anno, ma poi nel 2025 si vota per la regione Toscana, forse 26 vediamo, perché potrebbe slittare, visto che si votò a settembre per via del Covid, insomma una situazione un po' complicata, vedremo che cosa sarà, ma di sicuro i temi sul piatto saranno alcuni, forse uno su tutti. Ora non abbiamo tanto tempo, ci sarebbe da dedicargli ovviamente una puntata, mi viene in mente il discorso della sanità, che pensi? Sicuramente la sanità, anche perché non a caso è quella che assorbe la stragrande maggioranza del bilancio della regione, una sanità che diciamo non è un male solo della Toscana, perché è un male comune, però essendo quella che diciamo identifica anche il lavoro che poi fa essenzialmente la regione, ed è quella che ha anche il principale impatto sui cittadini, perché alla fine nessuno è esente da avere questa, sarà sicuramente una chiave importante. Visto Gianni sta già mettendo, alzando il tiro contro il governo, probabilmente per parare eventuali attacchi che possano esserli fatti. Anche perché su quello, insomma, dice Gianni, mancano quei 200-250 milioni che sono quelli del payback, un strumento un po' complicato da spiegare a casa, ma sostanzialmente sono dei soldi che devono tornare dalle aziende che hanno fatto, che hanno venduto dispositivi medici, devono tornare in quota parte alle regioni per un decreto del governo che è stato fatto negli anni passati. Se quel decreto non viene sbloccato oggi dal governo, alla Toscana mancano all'appello 200 milioni e qualcosa di più. Dice Gianni, è colpa del governo. Qualcuno aveva consigliato a Gianni di non fare un bilancio regionale unicamente basato su uno strumento che il governo, non Meloni, quello precedente, già ci diceva essere quasi impossibile da trasferire per intero alle regioni, e lui non ascoltò in quel caso, come spesso accade, la voce dell'opposizione. Vuole fare questo. La Toscana è la regione che ha chiesto più payback, più percentuale di payback in Italia, convinta che avrebbe riscosso quei soldi. Il governo ha fatto un'altra scelta, ha fatto una scelta di bloccare questa erogazione di risorse, e lo ha fatto per un motivo semplicissimo, perché se noi avessimo erogato tutti i soldi che chiedeva la Regione Toscana per salvare il bilancio della Regione Toscana, avremmo salvato il bilancio di Gianni, ma avremmo condannato a morte all'incirca 100 aziende che lavorano in Toscana e danno lavoro a 10 volte le famiglie che vivono lavorando con la Regione Toscana. Quindi avremmo condannato a morte 10, un roba tipo qualche migliaio di famiglie toscane, e non solo poi toscane, perché anche nelle altre regioni poi di conseguenza avrebbero accaduta le stesse richieste. Quindi io probabilmente, fossi stato Gianni, avrei fatto un bilancio un po' più reale, anziché fatto un bilancio che tornava solo sulla carta. Senta, devo chiudere perché sono di tardissimo. Solo una cosa, è una buona notizia che la Fiorentina abbia aperto la possibilità di coprire i 55 milioni di euro che mancano per lo Stato di Firenze? È una buona notizia che la Fiorentina si sieda a un tavolo e lavori per un indirizzo, per una direzione comune. Noi come governo l'abbiamo fatto, Giovanni Donzelli la settimana scorsa ha dato la disponibilità del governo a lavorare per trovare una soluzione comune. Se anche Nardella capisce che trovare una soluzione comune significa sedersi a un tavolo e provare a trovare la strada migliore per arrivare a Dama, anziché andare a fare i ricorsi al TAR per avere 10 comparsate in televisione e raccontare che lui fa la guerra a tutti, ci arriviamo prima a quell'obiettivo. Sicuramente la Fiorentina è soggetto imprescindibile a quel tavolo. Grazie mille Francesco Torselli per essere stato con noi, grazie Claudio per aver partecipato, ovviamente grazie a tutti per averci seguito da casa. Con Telegram terminiamo qui, ci vediamo domani. Buona serata a tutti.